situazione e adesso praticamente riprendiamo quello che abbiamo lasciato, che non abbiamo terminato, credo, la volta scorsa e lo riprendiamo proprio da qui, dalla fase analitica, quindi. Questo è praticamente la matrice del quadro logico, così come viene presentata, e l'obiettivo, quello che cercherò appunto di insegnarvi a fare, è quello di riuscire a compilarla come si deve. Proprio perché se iniziamo e se impariamo, diciamo, a compilare la logica di intervento, riusciamo anche a scrivere un progetto con la P maiuscola, nel senso un progetto che poi piace a chi lo legge, quindi al valutatore. Quindi cosa andiamo a fare oggi? Andremo praticamente a riprendere il discorso del collegamento tra un programma, il bando e il progetto, a vedere cosa sono i pacchetti di lavoro all'interno del progetto stesso e se ci riusciamo, non lo so, adesso vediamo, a costruire l'albero dei problemi. Allora, vi ho detto prima che per arrivare, diciamo, a questo risultato, al risultato della compilazione di un quadro logico, quindi a compilare tutte queste tasselline di questa matrice, io mi devo servire di alcuni strumenti che fanno sì che appunto questa logica avvenga e i miei tasselli, diciamo, di progetto riescano comunque a comunicare tra di loro. E la prima cosa, diciamo, che andiamo a vedere e a così a vedere da vicino è proprio nella fase analitica della compilazione di questa matrice, è legata ai portatori di interesse, perché vi ho detto che il processo, diciamo, del quadro logico è dato da diverse tipologie di analisi. Infatti si compone di un'analisi dei portatori di interesse, un'analisi dei problemi, un'analisi degli obiettivi. Dopodiché, una volta, diciamo, superati questi tre step, si passa ad una scelta della strategia che diventa la strategia che poi è alla base del mio progetto, e alla compilazione della logica di intervento. Questo è il processo che andremo a vedere e per arrivare all'esecuzione di questo processo io mi servo di alcuni metodi. Per quanto riguarda l'analisi, diciamo, dei portatori di interesse, la prima cosa che io andrò a utilizzare è una matrice dell'analisi dei portatori di interesse. Per quanto riguarda l'analisi dei problemi, andrò a costruirmi il cosiddetto albero dei problemi. Per quanto riguarda l'analisi degli obiettivi, costruirò un albero degli obiettivi. La scelta della strategia avviene attraverso un'analisi di fattibilità sulla base dell'albero degli obiettivi e la logica di intervento viene scelta compilando la prima colonna di questa matrice che vi ho fatto vedere prima. Quindi, una volta, diciamo, che compilo la prima colonna di questa matrice, io in parte ho già no, in parte, io ho comunque concepito il mio progetto senza in parte. Cominciamo a vedere, diciamo, il primo step, quindi lo step 1, l'analisi dei portatori di interesse. Chi sono i portatori di interesse? Lo dice la parola stessa, i portatori di interesse sono coloro che contribuiscono, comunque sono collegati al mio progetto. Il fatto di essere collegati al mio progetto significa che i portatori di interesse possono essere collegati o direttamente o indirettamente. E quando parliamo di portatori di interesse, parliamo di tutte le persone, cioè possono essere sia persone che enti, che istituzioni, cioè tutte quelle persone che potrebbero comunque avere un interesse o essere collegati al nostro progetto o alla nostra idea. Infatti, i portatori di interesse si suddividono in beneficiari diretti e beneficiari indiretti. I beneficiari diretti ovviamente sono
fanno parte del target a cui è rivolto, diciamo, il mio progetto. I beneficiari indiretti sono quelli che invece indirettamente fruiscono dei risultati del mio progetto. Hanno comunque, cioè sui beneficiari indiretti, comunque il mio progetto va a avere, va a dare dei benefici, ma non lo fa in maniera diretta perché non sono i target coinvolti. Adesso vedremo come si compila la matrice dei portatori di interesse e perché è importante appunto partire proprio da questo, perché è lo step numero uno. E lo facciamo tramite la compilazione di una matrice che consente in pratica di andare a individuare quelli che sono praticamente i gruppi, gli individui che possono essere considerati sia beneficiari diretti che beneficiari indiretti del mio progetto. E lo si fa attraverso un ragionamento legato alle categorie che andremo praticamente, che andrò ad illustrarvi ora, tramite un esempio concreto, altrimenti non riuscite assolutamente a capire nulla, perché già, ripeto, è già difficile comunque quando si è in classe, figuriamoci a distanza senza un esempio concreto. Mi rendo conto, vi chiedo anche uno sforzo nel seguire, non indifferente. Dunque, perché si fa questa matrice? Il fatto, diciamo, di riuscire a utilizzare queste matrici e quindi a imparare ad usarle non è soltanto un esercizio di natura didattica, ma vuole essere, diciamo, un modo per far sì che quando io scrivo il mio progetto sono sicuro che gli individui, i gruppi che andrò, su cui vado a focalizzarmi o comunque coinvolgo all'interno del mio progetto abbiano un senso. Perché se non ho davanti a me e non compilo la matrice prima di progettare, rischio di scrivere un progetto che poi non è focalizzato sul target e spesso e volentieri i progetti non vengono finanziati proprio perché il target di riferimento non è quello giusto. Invece, andando, diciamo, a compilare la matrice, facendola ovviamente in più giorni, adesso noi lo facciamo in un quarto d'ora, però normalmente la matrice dei portatori di interesse e tutte queste matrici si compilano creando, istituendo un gruppo di lavoro e nel momento in cui il gruppo di lavoro è istituito si lavora, normalmente è un mesetto circa, per costruire queste matrici, perché le si rivedono ovviamente, quindi si cominciano a compilare, poi le si rivedono, le si riaggiustano, no? E quindi nel momento in cui io riesco a compilare una matrice dei portatori di interesse, mi rendo anche conto se effettivamente quel target a cui mi sto rivolgendo è quello giusto e ha un senso effettivamente. Perché tramite la matrice io ho la possibilità ovviamente di andare poi a reperire, a matrice dei portatori di interesse, ho la possibilità di scegliere il partenariato giusto e a coinvolgere i partner idonei buoni, diciamo, i partner giusti per la buona riuscita del mio progetto. E anche perché la matrice di interesse mi fa anche ragionare sui contributi che i singoli portatori di interesse che io andrò a individuare, a scrivere all'interno della matrice, siano collegati direttamente al progetto stesso. E pertanto è comunque qualcosa assolutamente fondamentale da fare. E come si fa? Adesso lo vediamo un po' più in concreto, lo si fa, diciamo, intanto partendo da un'analisi di contesto, nel senso che tutti i progetti, come vi ho detto la volta scorsa, partono dalla mia situazione, locale, quindi da un mio problema, tra virgolette, che devo andare a risolvere localmente. E dalla mia analisi di contesto, comincio a ragionare, quindi identificare delle categorie o dei gruppi che possono essere coinvolti direttamente o indirettamente dal progetto stesso. Ripeto ancora una volta, il progetto che cosa fa? Deve contribuire ovviamente a risolvere quello che è un mio problema, cioè un problema di tipo locale, no?
legata alla mia situazione locale. Quindi il fatto appunto di creare questa matrice fa sì che individui dei portatori di interesse che sono strettamente connessi a questo mio ambito. E dopodiché cosa faccio? All'interno, diciamo, della compilazione di questa matrice, io vado anche a individuare le caratteristiche dei portatori di interesse e in quale modo coinvolgerli direttamente e andare praticamente anche a individuare il coinvolgimento del progetto, cioè il progetto, quali benefici o non benefici potrebbe apportare a quei portatori che ho individuato. La matrice è fatta in questo modo, infatti, praticamente si identifica, adesso comunque lo facciamo, una categoria. Si individuano le caratteristiche di questa categoria, le aspettative che questa categoria ha sul nostro progetto, sul nostro progetto. Non si parla ancora di progetto di fatto, stiamo parlando ancora di un'analisi di contesto, sul mio problema di riferimento, i contributi che potrebbero dare a risolvere questo problema, i benefici, le negatività che potrebbero apportare. E le azioni, come vi ho detto prima, che devo mettere comunque in campo per andare a coinvolgerli direttamente. Allora, vi dicevo prima che per riuscire a capirci un po' di più, forse la cosa migliore è sicuramente quella di provare a compilarle insieme. Lo faccio partendo da un'analisi di contesto. Vi ho detto prima che si parte sempre quindi da una problematica mia legata, diciamo, alla mia realtà locale e partiamo da un qualcosa che non ha a che fare con l'ambito culturale, perché comunque sono partita e partirò da un progetto che è stato finanziato, che riguarda i diritti civili per le persone LGBT. Quindi vedete che stiamo facendo quindi una mappatura di quello che è il mio problema. Quindi problema principale da cui parto, quindi l'analisi, diciamo, di contesto mia locale, quella legata al fatto che persone LGBT all'interno dell'ambito, quindi stiamo parlando di target, di persone giovani, fanno fatica quindi a inserirsi nel contesto scolastico e soprattutto chi fa fatica anche ad accettarli e a coinvolgerli sono soprattutto sia le famiglie da una parte che gli insegnanti dall'altra. Che non si occupano appunto di queste questioni e pertanto si rischia appunto che queste persone rimangano sempre di più poco coinvolte, diciamo, anche nell'ambito scolastico e su di loro diventano anche bersagli legati appunto a discorsi all'omofobia e al bullismo, no? Il primo step che dobbiamo affrontare è proprio legato per risolvere questo mio problema, perché io voglio scrivere un progetto comunque su questo argomento, è quello di iniziare appunto dalla compilazione della matrice dei portatori di interesse. Quindi cosa faccio? Una volta, diciamo, individuato quello che è l'analisi di contesto, prendo la mia matrice dei portatori di interesse e comincio a ragionare appunto su quelli che potrebbero essere appunto i portatori di interesse. Dunque, comincio appunto da che cosa? Vi ho detto che il punto da cui sviluppo il mio problema è sicuramente legato quindi a giovani, quindi adolescenti LGBT e alle loro famiglie. Quindi il primo gruppo di portatori di interesse che vado a individuare sono le famiglie di questi giovani adolescenti LGBT. E
Vedete com'è fatta la matrice? Intanto a sinistra quindi vado a identificare il gruppo dei portatori di interesse, dopodiché vado a descrivere le caratteristiche legate ovviamente al contesto di riferimento. Le famiglie cosa sono? Sono preoccupate nei confronti dei loro figli e sono anche critiche nei confronti della società, nel senso che comunque vedono che i loro figli, quando vanno a scuola, sono sempre più demoralizzati, tristi. E un altro aspetto importante che la Spagna aveva comunque notato era un aumento di suicidi, e questo proprio legato a quelle categorie di giovani appunto, che frequentavano queste, le scuole, i licei, e che venivano sempre di più isolati. E quali sono gli interessi, le aspettative invece delle famiglie rispetto a questo problema, a questo contesto di riferimento? La scarsa fiducia nei confronti del successo del progetto, i contributi che potrebbero dare le famiglie all'interno, diciamo, di un progetto di questo tipo, indubbiamente andare a sponsorizzare il progetto stesso. I benefici e le negatività che il progetto potrebbe apportare, migliore accettazione, qui ho scritto migliore accettazione dei figli e comprensione, direi anche comprensione, madonna, ho cancellato tutto, allora migliore accettazione dell'omosessualità dei figli. E, un altro beneficio potrebbe essere appunto il fatto di miglioramento dei rapporti, no? Le azioni per favorire il coinvolgimento delle famiglie. Le azioni sono quelle di organizzare, per esempio, queste sono azioni molto pratiche che devo fare affinché le famiglie vengano coinvolte in questo progetto. Quindi cosa potrei fare? Andare quindi a organizzare degli incontri tematici nelle scuole. Questo è un modo, diciamo, per andare a coinvolgere direttamente le famiglie. Un altro gruppo di portatori di interesse legato sempre a questo, all'analisi di contesto che vi ho fatto vedere prima, è sicuramente quello degli insegnanti. Quindi gli insegnanti sono ovviamente il target, diciamo, da coinvolgere. Le caratteristiche degli insegnanti, quelli che cosa sono? A mio avviso, che poca conoscenza delle peculiarità dell'essere appunto dell'omosessualità, legate all'omosessualità, e anche quasi timore nel, quindi qui si dovrebbero mettere dei numerini in modo tale che poi si timore nell'affrontare. Affrontare tematiche LGBT a livello scolastico, no? Poi, altra caratteristica, ecco. Quindi poi, proseguendo, diciamo, nella compilazione, interessi, aspettative riferite ai problemi nel contesto di riferimento, quindi l'interesse e le aspettative legate agli insegnanti. A mio avviso, la volontà di, ci potrebbe essere la volontà di inserire matematica come materia di insegnamento e poi anche la voglia, direi, interesse ad essere, a conoscere la tematica e ad essere coinvolti
trasformati. Poi, qui, ancora una volta, i contributi rispetto al loro intervento nel progetto, cosa possono fare gli insegnanti? Indubbiamente all'interno del progetto possono imparare a sensibilizzare il contesto scolastico e altri alunni, no? La tematica, e questo è sicuramente un aspetto importante. I benefici e i benefici e le negatività che possono portare rispetto, diciamo, al fatto di andare a lavorare su questa tematica. Beh, indubbiamente un beneficio è quello di pure migliorare l'ambiente scolastico, perché ovviamente il fatto che nessuno si senta più escluso è un ambiente scolastico meno conflittuale, e quindi il fatto appunto di riuscire a coinvolgere direttamente anche persone che prima si sentivano troppo isolate, ovviamente questo aiuta, e anche imparare, cioè migliorare le proprie conoscenze, no? Perché si impara, imparano delle materie nuove, quindi aprono, diciamo, aprire la scuola a nuovi orizzonti. Questo potrebbe essere un altro, quindi aprire, scusate, ma se non rimpicciolisco non si vede niente, quindi aprire l'ambiente scolastico a nuove materie, nuove tematiche. Come faccio ovviamente a favorire il coinvolgimento degli insegnanti? Lo faccio tramite il contatto, anche questo, con l'ambito scolastico, quindi con le scuole. Con il fatto di andare a lavorare direttamente con le scuole. Quindi l'aspetto, diciamo, legato alle azioni utili per favorire il loro coinvolgimento è indubbiamente quello di andare a mappare le scuole del mio territorio. Poi organizzare delle interviste, può essere un altro modo, diciamo, interessante per coinvolgerli. Organizzare interviste con gli studenti delle scuole. Proviamo a fare l'ultimo, che è sicuramente il target legato a giovani, pure adolescenti, e in questo caso le caratteristiche di questi adolescenti sono legate al fatto che siano le caratteristiche salienti che si sentano quindi esclusi al mondo scolastico, recepiscono una sorta di sospetto, non sospetto, recepiscono e soffrono sofferenza, possiamo dire, cioè si sentono, ecco, facciamo così, si sentono diversi e trattati anche, cioè il trattamento a loro riservato è anche
diverso rispetto a tutti gli altri della classe? Quali sono gli interessi e le aspettative rispetto a questi problemi? Sono sicuramente quelli di essere parte attiva della classe e un altro interesse è quello di sentirsi meno esclusi e quasi, tra virgolette, in colpa per il fatto di essere comunque meno esclusi e diversi, ecco. Contributi rispetto al loro intervento nel progetto. Il contributo è quello di riuscire a sensibilizzare compagni sulla tematica, creare il cerchio delle amicizie, no? I benefici e le negatività, io direi, sono sicuramente i benefici, sono il fatto appunto di andare a sentirsi più di se stessi e potersi esprimere come azioni per favorire il loro coinvolgimento sono delle azioni. Sono dei colloqui che si possono fare all'interno della scuola, direttamente con con questo target tramite insegnanti. Una volta diciamo compilato la matrice, adesso potremmo andare avanti ovviamente per questo esempio di compilazione ve lo sto facendo vedere per farvi capire come si compila. Potremmo andare avanti e trovare ovviamente altre categorie che possono essere per esempio i presidi, quindi i direttori scolastici, no? I direttori scolastici che oltre agli insegnanti possono avere hanno un ruolo importante all'interno di questo contesto. Infatti io scriverei anche adesso, non lo faccio, però i direttori scolastici piuttosto che le ricadute che possono esserci. A livello, diciamo, di quartiere sui consigli, per esempio, non scolastici, ma sui consigli che vengono organizzati, i consigli dei ragazzi che vengono organizzati a livello locale. Quindi un altro attore che si potrebbe coinvolgere è l'ente locale, quindi il comune. Che può giocare un ruolo importante nell'affrontare queste tematiche e anche a livello, diciamo, di diffondere le buone pratiche che si sviluppano tramite questo progetto. Una volta compilata la matrice, il ragionamento che deve essere fatto è andare a scegliere quelli che sono i target diretti, vi ho detto prima che i portatori di interesse possono essere diretti e indiretti. Vabbè, abbiamo trovato tre categorie, potremmo andare avanti, vi ho detto un'altra categoria sono gli enti di ricerca che potrebbero avere comunque un ruolo molto importante, oppure anche gli stessi medici, quindi soprattutto psicologi. Partendo dall'analisi di contesto, quindi da quello che vi ho fatto vedere prima, cioè il fatto che io ho un problema, soprattutto all'interno di una scuola, dell'ambiente scolastico,
Quindi questa tematica deve essere praticamente affrontata più a livello scolastico e fatto, compilata, diciamo, la matrice, io devo praticamente scegliere quelli che saranno i beneficiari diretti e quelli che sono invece i beneficiari indiretti. I beneficiari diretti, a mio avviso, diventano di questo progetto gli insegnanti su cui vado a lavorare, indubbiamente, e quindi diventano i beneficiari, il target ai quali io andrò a dedicare il mio progetto, le famiglie che sono comunque coinvolte direttamente nel mio progetto, gli adolescenti che si ritrovano, diciamo, che sono coinvolte perché proprio sono i diretti protagonisti di questo progetto. Sono i beneficiari, a mio avviso, indiretti, perché non sono, cioè su di loro, loro avranno il vantaggio di riuscire poi a utilizzare quello che si ricaverà dal progetto stesso, ma non sono beneficiari diretti del mio progetto. Non lo sono perché io sto facendo un progetto che poi, e questo io lo capisco compilando comunque la matrice perché ci ragiono, quindi capisco se effettivamente possono avere se sono coinvolti direttamente oppure no. A loro, cioè lo sforzo che io farò tramite il mio progetto è quello di dar loro la possibilità di sentirsi alla pari con gli altri e di far sì che appunto questa tematica venga affrontata anche nell'ambiente scolastico. Quindi sono beneficiari di tipo indiretto. Per quanto riguarda un istituto di ricerca, gli istituti di ricerca, quindi, che possono essere anche delle università. Le università, come caratteristiche appunto salienti, hanno quelle appunto di andare ad avere, a mettere a disposizione delle metodologie scientifiche su questa tematica. Hanno degli interessi e delle aspettative? Sì, hanno degli interessi e delle aspettative. L'interesse è proprio quello legato alla ricerca, nel senso che tramite la partecipazione a questo nostro progetto, l'università o un istituto di ricerca ha la possibilità di migliorare le proprie conoscenze. Cosa può dare rispetto? Quali sono i contributi che un istituto di ricerca può apportare in un progetto di questo tipo? Quello sicuramente di mettere a disposizione degli operatori, quindi dei tecnici che sappiano appunto, che conoscono a fondo questa materia e siano in grado anche di interagire sia con gli insegnanti che con le famiglie. I benefici, le negatività che il progetto può portare su di loro è indubbiamente quello di andare a divulgare, no? I risultati poi della ricerca. Di negatività sinceramente non ne vedo. Sì, forse una negatività potrebbe essere legata al fatto che spesso e volentieri l'ambito di ricerca e l'ambito universitario è molto, molto spesso molto tecnico, cioè molto teorico, e quindi una negatività che riporterei nella matrice è legata appunto al gruppo portatore di interesse università centri di ricerca e il fatto di essere troppo teorici. Anche qui, qual è il ragionamento di segnare il fatto che c'è una negatività rispetto a un gruppo target? Significa che nel momento in cui io lo scrivo e lo rileggo insieme a quelli che diventeranno poi i miei partner di progetto che andrò a ricercare, su questa negatività io ci lavorerò fin da subito perché l'ho segnata, quindi sono cosciente del fatto che c'è questo valore, questo aspetto che va comunque, che contraddistingue un gruppo di portatori di interesse sul quale comunque devo andare a far sì che questa negatività non sia troppo marcata, ovviamente, anzi non venga proprio a galla. Le azioni utili per coinvolgerle, l'istituto di ricerca o l'università, posso coinvolgere attraverso delle mail.
o telefonando praticamente se conosco già un professore all'interno di una determinata università o istituto di ricerca, farei comunque farei attraverso appunto un contatto diretto. Mentre per quanto riguarda un'altra diciamo, tipologia di portatore di interesse in un progetto di questo tipo, vi dicevo prima, i dirigenti scolastici, che come gli insegnanti comunque li coinvolgerei, ma come beneficiari in questo caso indiretti, perché su di loro praticamente loro fruiscono dei risultati del progetto. E la loro azione sarà quella appunto di utilizzare questi risultati per poi organizzare diversamente anche le strutture, i piani diciamo, educativi una volta diciamo, raggiunti i risultati del progetto stesso. Un altro aspetto importante da includere, cioè un altro portatore di interesse potrebbe essere appunto l'ente locale. Tramite appunto i consigli dei ragazzi, quindi il fatto che comunque anche questo è un portatore di interesse, a mio avviso, potrebbe essere un beneficiario più, a questo caso un beneficiario diretto, perché comunque l'ente locale potrebbe, avere il vantaggio di essere inserito direttamente nel progetto, perché cosa potrebbe fare? Potrebbe aiutare a fare un piano di azione di tipo comunicativo, quindi andare a utilizzare i risultati per divulgarli, no? Quindi l'ente locale lo vedrei benissimo come portatore di interesse all'interno di un progetto del genere. Proprio perché ha la caratteristica di andare poi a divulgare e a favorire la diffusione dei risultati del progetto stesso. L'altro, diciamo, lavoro che deve essere fatto è indubbiamente quello di collegare il mio progetto a quelle che sono le politiche dell'Unione Europea. Quindi fatto il primo step, ho ideato praticamente i miei stakeholder che andrò a includere. Adesso però devo capire se questa problematica si inserisce in un contesto europeo oppure no. Esiste un programma specifico che va a finanziare i diritti civili, i diritti fondamentali e le libertà. E infatti esiste, vi darò a disposizione, vi metterò a disposizione questo programma che si chiama Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, che è fatto, adesso non lo esaminiamo perché il regolamento è fatto praticamente uguale, identico al regolamento di Europa Creativa, solo che ovviamente cambiano quelli che sono gli intenti del programma stesso. E perché è un programma legato ai diritti e ovviamente all'uguaglianza, no? A noi interessa poco l'aspetto della cittadinanza europea, però questo programma lavora su questi aspetti legati alla cittadinanza e quindi a far sì che ci siano sempre meno disuguaglianze nell'ambito europeo e come azioni. Mi parla appunto di obiettivo generale e obiettivo specifico del programma, quindi una volta che io ho fatto la mia analisi di contesto e una matrice legata ai portatori di interesse, posso capire se c'è appunto un programma che va a finanziarlo, se le politiche dell'Unione Europea vanno in questa direzione. In effetti questo programma finanzia questo aspetto perché ci dice che uno degli obiettivi, diciamo, specifici, vabbè, l'obiettivo generale è legato al contributo che il programma dà all'uguaglianza e ai diritti delle persone, ma negli obiettivi specifici troviamo proprio la promozione dell'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, convenzioni personali, disabilità, orientamento sessuale.
Quindi vedete che altro, diciamo, obiettivo specifico: prevenire e combattere il razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza. Vedete che già comunque, fin, diciamo, dal leggere questi obiettivi specifici, capisco che mi posso muovere, cioè il mio problema non è un problema soltanto locale, è un problema che si inserisce comunque in un contesto europeo. Quindi, letti quelli che sono sia l'obiettivo generale che gli obiettivi specifici e considerato appunto che posso inserirmi all'interno di questo contesto europeo, cos'altro guardo all'interno di questo regolamento che istituisce il programma? Le tipologie di azioni che vengono finanziate. Cosa finanzia questo programma? Finanzia l'analisi, la raccolta di dati e le statistiche. Finanzia l'attività di formazione, gli scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori. Finanzia attività di apprendimento reciproco, di cooperazione, di sensibilizzazione, divulgazione. Vedete che ovviamente nel momento in cui io mi rendo conto che ho un programma che mi finanzia, ho fatto una matrice con cui ho evidenziato quelli che potrebbero essere i miei partner, sono pronta per scrivere il mio progetto. E perché comunque ho le basi da cui partire e lo voglio fare appunto inserendomi all'interno di questo programma. Quindi cosa faccio? Faccio questa matrice e comincio a pensare chi coinvolgere. Ovviamente io parto dalla mia situazione locale, quindi lavorerò sulle famiglie, sugli insegnanti delle scuole della mia area. Però visto che il programma, come abbiamo letto, va a promuovere degli scambi e quindi l'apprendimento reciproco e la cooperazione, posso benissimo far sì che l'apprendimento reciproco avvenga attraverso appunto scambi con istituti di altre scuole, di altri paesi. Quindi mi posso aprire ovviamente all'Unione Europea, no? Agli altri 27 paesi dell'Unione e andare a identificare dei paesi in cui questa problematica è sentita. E lo faccio o perché tramite, diciamo, delle conoscenze che io ho già in uno o più paesi dell'Unione Europea con altri istituti scolastici. Se non li ho, consulto la banca dati del programma stesso e comincio a farmi un'idea dei progetti che sono stati finanziati fino a questo momento e se ci sono comunque dei progetti, sicuramente ci sono, che assomigliano molto o comunque vanno nella direzione in cui voglio andare a lavorare io e vado a individuare appunto quelli che possono essere i partner. Se non riesco a individuarli, altra cosa, subito, diciamo nel leggere quello che vorrò fare, vado a compilarmi la mia fiche progettuale che abbiamo visto l'altra volta, in cui grazie appunto alla compilazione della mia matrice sono in grado di dire chi sto cercando a livello europeo e dopodiché pubblico la fiche all'interno del database dell'Unione Europea e capisco se effettivamente ci sono delle possibilità per trovare e per andare a collaborare con altri partner dell'Unione Europea e quindi a realizzare il mio progetto. Questo in sintesi è un po' quello che si fa normalmente quando si scrive il progetto, quindi analisi di contesto, matrice, portatori di interesse. Vado a identificare appunto con chi andrò a progettare, ok? E dopodiché cosa faccio? Una volta, diciamo, identificate i vari portatori di interesse, inizio a fare un altro lavoro, ancora prima, diciamo, dell'analisi legata all'albero dei problemi. Che è un po' più di natura, diciamo, sempre strutturale, legata appunto all'utilizzo di un altro strumento che mi aiuta ad elaborare ancora prima, diciamo, di aver analizzato nel profondo il progetto stesso.
quello che sarà il mio progetto. Un altro, dicevo, strumento che dobbiamo assolutamente utilizzare ancora prima, diciamo, di fare poi un'altra analisi di quelli che sono i problemi e scegliere su che cosa lavorare, è sicuramente la WBS, quindi la Work Breakdown Structure, che è la rappresentazione in work, si chiamano work packages, degli ambiti su cui andrà a lavorare il mio progetto. Il mio progetto si compone di tanti ambiti, no? E all'interno di ogni ambito io avrò delle attività e delle sottoattività. Sulla WBS ci torneremo poi in maniera più specifica più avanti, però ci tenevo adesso a farvi vedere come appunto vi aiuta il fatto di, una volta identificati quelli che sono i portatori di interesse, andare a definire quelli che sono gli ambiti di interesse di quello che diventerà il vostro progetto. Perché vi aiuta praticamente a capire su quali ambiti volete orientarvi. Ed è qualcosa appunto che dal punto di vista grafico aiuta tantissimo e contribuisce da vicino a farvi capire appunto se vi state muovendo nella direzione giusta. Allora, questa è praticamente la rappresentazione di una WBS. Vedete che, ripeto ancora una volta, la WBS è l'architettura di quello che è il vostro progetto e si scrive, si compila attraverso la rappresentazione di quelle che sono le attività macro, per poi andare a definire quelle che sono le sottoattività. Quindi all'interno di una WBS io andrò, perché viene fatta? Viene fatta perché vi aiuta praticamente a tracciare, ad inserire i portatori di interesse con le macro attività del progetto che andrete a scrivere, che non è ancora un progetto, sono solo macro attività. Dopodiché cosa faccio? Comincio a pensare che struttura potrebbe avere il mio progetto e comincio a suddividerlo per grandi pacchetti di lavoro e per pensare un attimo dove inserire i portatori di interesse che io ho tracciato su un'altra matrice. Quindi prendo questa idea qui e comincio a pensare a grandi attività, a macro attività di quello che diventerà il mio progetto. E una, diciamo, prima ancora di iniziare proprio con l'attività legata alla mia analisi di riferimento, ho un'attività, una WBS, diciamo, neutra, che è quella zero, che è relativa alla gestione amministrativa e rendicontativa e coordinamento praticamente del progetto. E quindi comincio, vedete questo file che al suo interno ha il numero della WBS, che in questo caso è la WBS che poi diventa Work Packages, cioè la WBS si chiama attività amministrativa, no? Che è la macro attività, che si scompone in Work Package 0, che è la gestione amministrativa e il coordinamento. Quindi, per ritornare, diciamo, a quello che abbiamo visto nella slide, per farvi capire, ancora più da vicino, quindi io ho il mio ambito, il primo ambito mio, e quindi la mia prima WBS è gestione amministrativa. All'interno della gestione amministrativa ho quello che si chiama in gergo Work Package, che è l'attività praticamente legata alla gestione amministrativa, che è appunto Management and Coordination, che è la WP0.
Quindi do un numero che è lo 0, appunto, e vado a identificare quello che è il partner che poi andrà a effettuare questa attività. In questo caso, quello che vi sto facendo vedere è un esempio appunto di VBS compilata. Però ammettiamo che io lo debba fare partendo da quello che è la matrice dei portatori di interesse. Qui non avrò un nome, diciamo, di chi effettua il coordinamento, ma avrò, diciamo, potrò anche scrivere da identificare se ancora non l'ho trovato. Ovviamente la gestione amministrativa è un'attività che viene svolta dal coordinatore, dal promotore del progetto stesso. E poi si prosegue, diciamo, con la compilazione della mia VBS, seconda attività. La mia seconda attività all'interno di questo progetto, che abbiamo visto è legato appunto a questa tematica LGBT, è quella dell'analisi, no? Delle strategie. Una strategia di cioè l'elaborazione di una strategia di ricerca. Vi ho detto prima che io ho compilato, abbiamo visto, la matrice dei portatori di interesse. All'interno di questa matrice ho identificato un istituto di ricerca. Istituto di ricerca che, se voglio elaborare in ambito europeo e se io sono come il capofila italiano, andrò a identificarmi non in Italia ma in un altro paese dell'Unione Europea che è interessato o che ha più esperienza in questo ambito. Quindi identifico il soggetto che poi andrà a fare questa attività di ricerca, questa macro attività legata alla ricerca. E quindi l'attività 2 e l'attività 1, scusate, è l'attività appunto di ricerca. In questo caso trovate un nome perché è stato identificato poi l'attore che è andato poi a fare questa attività. Dopodiché vado avanti, proseguo, quindi altro macro attività legata ai workshop internazionali, perché voglio far sì che l'analisi che faccio a livello di ricerca venga condivisa con gli altri attori, quindi con altri soggetti, con altre scuole, in questo caso. E con altre scuole, con altre famiglie in almeno altri 3 paesi dell'Unione Europea, e quindi identifico altri soggetti con cui fare il progetto e andrò a fare come macro attività seconda, quindi l'attività più legata ai workshop, quindi allo scambio di buone pratiche, i soggetti con cui andrò a fare questa attività. Mi sono dimenticata di dirvi che all'interno di ogni VBS ci deve essere comunque un capofila della VBS stessa, perché soprattutto in progetti con tanti partner, il capofila non è che è capofila di tutte le VBS, ed è per questo che il progetto europeo viene concepito tramite questi strumenti di spacchettamento, perché spacchettando o comunque ragionando in termini di macro attività ho la possibilità fin da subito di mettere sulla carta chi fa cosa. Io che sono promotore, coordinatore, certamente non posso fare tutto, quindi già nel momento in cui vado a costruire il mio modello comincio a identificare chi potrebbe fare questa attività qua. E vado avanti. Poi, terza attività che abbiamo inserito nel progetto era quella legata al training, no? Alla formazione degli insegnanti e anche alla formazione dei genitori. E in questo caso, abbiamo visto prima che il mio portatore di interesse era legato agli insegnanti. E ovviamente partner è comunque beneficiario diretto sono gli insegnanti, e partner del mio progetto saranno le scuole. Quindi qui vado a identificare un paese e una scuola che farà poi da capofila su questa VBS.
Dopodiché, poi farà, ma non soltanto una scuola, ma anche posso riprendere anche soggetto università o istituto di ricerca che aveva fatto comunque l'analisi, preliminare, ma in questo caso mi fa anche la formazione. E poi, proseguo con, la mia macro attività 4, che è legata appunto alla creazione di un network di organizzazioni di famiglie legate alle tematiche LGBT, e qui andrò ovviamente a individuare l'attore europeo che ha più esperienza in materia, che potrebbe appunto essere capofila di questa creazione di questa rete. E per finire abbiamo l'ultima, diciamo, VBS che è legata all'attività di comunicazione che si scompone in comunicazione e disseminazione dei risultati, in cui appunto se ho deciso tramite la matrice dei portatori di interesse di inserire anche l'ente locale, posso decidere appunto di far sì che sia l'ente locale a fare questa attività di disseminazione dei risultati. Una volta, diciamo, compilati a grandi linee, vedete che non sono ancora entrata nello specifico nella stesura del progetto, ho compilato uno schema, quindi una matrice, però questa matrice mi fa capire fin da subito se le macro attività ce le ho, e soprattutto ho fatto una matrice legata ai portatori di interesse credibile e che ha una logica rispetto alla mia analisi di contesto. Perché se nel compilare la matrice VBS, scusate, la tabella, diciamo, dei VBS, non riesco a identificare i portatori di interesse, significa che ho compilato una matrice dei portatori di interesse sbagliata. Quindi è utilissima la compilazione di questa matrice, proprio perché attraverso, diciamo, questo strumento comincio ad avere un primo quadro di quello che potrebbe essere il mio progetto. Normalmente, una volta fatta la matrice dei portatori di interesse, si compilano soltanto le prime due colonne, cioè dando il numerino e creando i work packages, e poi andando ad inserire l'argomento, la sotto categoria di VBS, e chi potrebbe, appunto, qual è il portatore di interesse che poi lo sviluppa. Qui vedete anche le attività, gli output e poi anche quelli che sono gli strumenti con cui poi vado ad eseguire l'attività stessa, che però è materia, diciamo, del quadro logico che ancora non abbiamo visto. Quindi, per non confondervi anche le idee, mi limiterei proprio a ribadire l'importanza di costruire appunto questa matrice, però di fermarmi anche alla rappresentazione grafica e allo sforzo, diciamo, che devo fare in questo momento, proprio quello di raggruppare in ambiti, no? Il mio progetto. Dopodiché andrò a definire le attività, ma questo lo facciamo in un secondo momento. Riprendendo il discorso legato al programma, allora vi ho detto prima che io ho questo problema, quindi ho fatto l'analisi di contesto e ho inserito nell'analisi di contesto la mia problematica di natura locale. Ho visto che questa mia problematica è collegata a una politica europea e che esiste un programma. Quello che mi resta da vedere è se effettivamente esiste anche, quindi scrivo il mio progetto, mettiamo che dopo aver fatto la matrice dei portatori di interesse, io proseguo nell'elaborazione del mio progetto, quindi vado a identificare anche gli altri miei attori. Dopodiché, che cosa devo fare? Vi ricordo che buona norma è quella, una volta scritto, prima ancora che venga pubblicato il bando,
andare comunque a presentare questa idea progettuale al funzionario dell'Unione Europea per fargli capire come ci stiamo muovendo, che cosa, diciamo, qual è la problematica locale che vogliamo cercare di risolvere. E soprattutto per fargli capire che già comunque abbiamo contattato dei partner, ci siamo già mossi. In questo caso, e noi abbiamo fatto così, infatti, dopodiché è stato pubblicato un bando specifico che risponde ovviamente a quel programma che vi ho fatto vedere prima. E questo mio bando, ve lo faccio anche vedere perché così almeno ripassiamo quello che avevamo già visto. Nel bando io cosa faccio? Vado a ritrovare. O meglio, capisco se effettivamente ci sono, c'è la possibilità appunto di presentare quello che diventerà il mio progetto. In questo caso c'era perché comunque la Commissione europea ha pubblicato questo bando specifico che è legato appunto al programma che abbiamo visto prima, quindi diritti fondamentali e cittadinanza. E all'interno diciamo, di questa call si parla infatti di diritti fondamentali, diritti quindi violati e il fatto di andare a lavorare attuando delle politiche per combattere contro diciamo, il razzismo, la xenofobia e le forme praticamente di intolleranza. E quindi nel momento in cui viene pubblicato un bando di questo tipo, il ragionamento da fare è adesso ho lo strumento che mi aiuta a presentare il mio progetto, quindi a risolvere il mio problema di tipo locale. Vedete ancora una volta che questo bando cosa contiene? Contiene intanto, prima cosa che faccio, vado a vedere se effettivamente c'è un asse in cui posso rientrare. Qui parla proprio dell'omofobia, quindi meglio di così si muore. Quindi diciamo che è proprio il bando perfetto. E dopodiché vado, come vi ho già fatto vedere, intanto a capire quando viene, quando si chiude il bando stesso e quali, chi può partecipare, perché io è vero che ho fatto una mappatura dei portatori di interesse, è anche vero che ho composto la mia VBS, quindi ho rappresentato graficamente le mie macro attività e ho inserito nelle macro attività i referenti, cioè i miei portatori di interesse, quelli che diventeranno quindi i miei partner, però devo capire se effettivamente quelli che ho contattato, i portatori di interesse che ho contattato sono ammissibili e questo ovviamente lo capisco leggendo il bando direttamente. E ancora una volta mi soffermo, ve lo ribadisco, a guardare come viene praticamente valutata, come si baserà la valutazione da parte del valutatore, quindi della Commissione europea. E prima ancora di scrivere, infatti, mi soffermo sul bando a vedere se cosa devo poi effettivamente andare a sviluppare. Vedete che qui comincia a parlare di rilevanza rispetto alle priorità della call proposals, quindi effettivamente quello che sto proponendo rientra negli obiettivi di questa call. In questo caso sì, perché parla di diritti legati a tematica delle LGBT, che è comunque qualcosa che rientra in questo bando. I dati che io otterrò con il mio progetto vanno comunque a migliorare, fa sì che la situazione del target group migliori? Sì, no, questa cosa è un aspetto, diciamo, importante su cui io devo basare poi il mio progetto. Quindi cosa farò? Fatta, diciamo, costruita la VBS, costruita la mia matrice di portatori di interesse, prendo il mio bando e comincio, prendo un file Excel e comincio a tracciare quelli che sono gli aspetti che il valutatore poi andrà a considerare nel valutare il mio progetto. Comincio a capire se effettivamente dalle mie macro attività riesco poi a far nascere un progetto che risponda
alle esigenze del valutatore, che il valutatore poi andrà a esaminare, sul quale poi io sarò, riceverò ovviamente un punteggio, perché da lì dipende poi la possibilità di avere o no il finanziamento. E poi cos'altro mi dice? Mi dice appunto che cosa devo ovviamente allegare, quindi anche questo, per questo che vi dico di prendere comunque un file Excel e disegnarvi proprio in maniera dettagliata i contenuti del progetto. Quasi tutti del progetto del bando, quasi tutti i bandi, quando vengono pubblicati, hanno una guida che ci aiuta nella presentazione sia della documentazione che del progetto stesso, e quindi è utilissima in questo senso. E poi ovviamente la scadenza, sicuramente nella guida, perché qui nel bando non lo vedo, ci saranno anche dettagli che riguardano l'aspetto della tempistica, cioè quando la commissione, vi ricordate, vi ho fatto vedere che i bandi contengono comunque una tabella, quasi tutti, una tabella che ci dice, che detta un po' le tempistiche di quando la commissione andrà a valutare il nostro progetto, e quindi quando potremo iniziare a fare le nostre prime azioni. Allora, siamo arrivati quindi a una prima matrice dell'analisi di contesto, e vi ho fatto anche vedere quello che è appunto la VBS, che è molto importante, perché se prima ancora di scrivere il progetto io ragiono suddividendo quello che diventerà il mio progetto per macro attività, e all'interno delle macro attività vado a inserire i miei portatori di interesse, e lo tengo lì, poi andrò a, adesso vedremo, andrò a compilare altre matrici che sono da supporto ovviamente alla stesura del progetto stesso. Ma aver fatto da subito la VBS mi aiuta, perché anche quando, se finanziato il progetto, dovrò rendicontarlo. Perché se io ho fatto un ragionamento, ho ragionato secondo una logica di, secondo diciamo una strutturazione legata alla matrice del quadro logico, e se poi ho già fatto una considerazione di natura di suddivisione a livello di macro attività, quando vado a rendicontarlo è indubbiamente più semplice, perché fin da subito io capisco a quale portatore di interesse è associata una macro attività, e questo ovviamente favorisce anche a eliminare confusioni dettate poi dal momento, diciamo, successivo legato alla rendicontazione, perché io ce l'ho già praticamente, ce l'ho già mappato. Vabbè, questa slide vi fa rivedere appunto come dalle politiche si passa al progetto, e che è un po' quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi, ricapitoliamo. Parto da che cosa? Da un'analisi del contesto di riferimento. Dopodiché, una volta diciamo individuato qual è il mio contesto, qual è la problematica che devo risolvere, vado a inizio diciamo a fare un'analisi di quello che è il primo tassello del mio progetto, che è legato a che cosa? Ai portatori di interesse, quindi su quali sono i beneficiari diretti e indiretti di quello che diventerà il mio progetto. Quindi io parto dal presupposto che devo risolvere questo problema, quindi prendo la mia matrice e comincio a compilarla. Secondo tassello, quindi analisi, siamo sempre all'interno, diciamo, di un'analisi, di una pre-analisi, quindi pre-progettuale, no? Non stiamo ancora scrivendo il progetto, stiamo utilizzando delle matrici che ci servono per capire se poi effettivamente potrò andare a redigere un progetto oppure no, perché non è mica detto che poi da queste analisi venga fuori quello che sarà il progetto. Perché spesso e volentieri si parte da un'analisi di contesto, che poi nel momento in cui andiamo a compilare le matrici ci rendiamo conto,
sia poi irrealizzabile. Quindi nel momento in cui ci rendiamo conto che non ci sono gli elementi che sostengano la nascita di un progetto, lasciamo perdere. Per questo che vengono fatte le patrici, ovviamente. Il secondo step, quindi ritornando a questa slide, per ragionare, diciamo, all'interno di un'ottica di quadro logico, è l'analisi dei problemi. Perché si fa un'analisi dei problemi? Perché si parte, come vi ho detto prima, da un problema legato al mio contesto. Quindi, l'analisi dei problemi permette di fare di analizzare da vicino la mia situazione e i problemi rilevanti legati all'analisi di contesto. Quindi è una procedura che mi aiuta a far sì che all'interno, diciamo, è un diagramma intanto, che in classe normalmente lo si elabora tramite dei post-it e facendo appunto anche qui un lavoro in piccoli gruppi e che io vi farò vedere invece come si fa individualmente. E lo si crea e aiuta tantissimo l'analisi dei problemi perché ci aiuta a capire, a decidere su quale fonte lavorare, perché spesso e volentieri quando si fa un'analisi di contesto, dall'analisi di contesto fuoriescono diversi spunti e quindi non è facile poi individuare quelli che sono gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici del mio progetto. E l'analisi dei problemi invece aiuta a individuarli. Perché in pratica cosa fa? Va a creare una gerarchia all'interno di questo diagramma che mette in contrapposizione le cause e gli effetti di un problema principale. E mi aiuta proprio perché si parte da che cosa? Da un problema centrale che vado a individuare, quindi al centro, e questo lo faremo la prossima volta, io posiziono il mio problema centrale, dopodiché vado a individuare le cause del problema centrale e gli effetti del problema centrale. E questo fa sì che mi aiuta a capire se effettivamente all'interno, diciamo, della mia analisi di contesto, e sono in grado di evidenziare un problema centrale da cui poi sviluppare il mio progetto, perché altrimenti se non faccio così, tendo invece a basarmi esclusivamente su un'analisi di contesto, rischio di avere troppi problemi e a non riuscire poi a focalizzarmi su quello che è il problema principale. Invece, messo sul facendo, cioè creando proprio una matrice, un albero dei problemi, io individuo il problema centrale, vado a individuare quelle che sono le cause, gli effetti del problema centrale, dopodiché andrò vedrete, a trasformare quelli che sono le cause, gli effetti in obiettivi e andrò poi da questo albero dei problemi a individuare gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e quelli che sono appunto i risultati del mio progetto. Ed è ovviamente un modo per riuscire fin da subito a capire se il mio progetto effettivamente è collegato in maniera logica. Cioè se il mio problema è collegato in maniera logica a degli obiettivi, a dei generali specifici e se da questo problema possono nascere delle azioni che contribuiscono a risolverlo.